Welcome to your life. We will find you wish the freedom and the pleasure. Nothing ever lasts forever. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Effettivamente benvenuti al Sudestival o bentornati per coloro i quali non sono riusciti, non per colpa nostra e non per colpa vostra evidentemente, a concludere l'esperienza del Sudestival 2020, perché ci ha pensato poi il nostro amico Covid o nemico Covid. Ma stasera ugualmente, in una forma online che tutti ormai i festival stanno adottando per non perdere l'occasione di far conoscere il cinema italiano, per quanto riguarda noi appunto il cinema italiano delle opere prime e delle opere seconde, quindi stiamo ormai adottando questa tecnica, tutto ciò che può essere utile a non interrompere il rapporto con la settima arte, con il cinema e con il cinema italiano. E questa sera quindi noi chiudiamo il Sudestival con l'ultimo film, Oltre la bufera, e lo facciamo con Stefano Muroni, che è in collegamento con noi da Ferrara. Eccolo. Buonasera a tutti. Ciao Stefano, buonasera a te. Quindi salutiamo chi ci sta seguendo, chi segue quindi questa diretta, che è una diretta introduttiva. Il Sudestival è soprattutto incontro con gli autori, incontro con gli attori, con tutte le personalità del cinema, coloro che il film lo vivono, lo realizzano e poi alla fine lo portano in giro per farlo conoscere. Ed è il caso proprio di dirlo. Per quanto riguarda questo film, Stefano, tu non solo sei stato attore, ma sei stato anche ideatore, cioè l'idea di questo film viene da te. Sì, io, visto che questo è un festival che parla soprattutto alle nuove generazioni, certamente in queste nuove generazioni ci saranno anche ragazzi che vorranno fare questo mestiere un domani. Allora, io ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che è la scuola più antica del mondo, dove su 1200 ne prendono 8. Ho studiato 3 anni, però dopo quei 3 anni, lo dico a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, nessuno mi ha chiamato, io non ho fatto né provini, né audizioni, niente. E allora ho pensato, o me ne torno a Ferrara e cambio mestiere, o se no inizio in tutti i modi a raccontare, quindi anche a produrre le storie che io voglio raccontare. Io sono ferrarese, provincia di Ferrara, quindi nel pieno dell'Emilia, e allora ho iniziato a raccontare. Sono partito con il primo film sul terremoto dell'Emilia-Romagna, terremoto del 2012, si chiama La notte non fai più paura, e dopo quel film piccolino con un basso budget, ma che ebbe un successo strepitoso, tant'è che sbarcò anche su Sky, come secondo film legato alla mia terra ho pensato di fare il film su Don Giovanni Minzoni. Perché io fin da bambino sapevo che c'era stato ad Argenta, questo paese vicino al mio paese, io sono di Tresigallo, nella provincia di Ferrara, ma alla fine della provincia verso l'Adriatico c'è Argenta, al confine con la Romagna. Noi in fondo fin da bambini sapevamo che lì questo prete era stato ucciso negli anni 20. Non c'è frazione in Italia in cui non ci sia via Don Minzoni, piazza Don Minzoni, è la quinta via in Italia, cioè dopo Garibaldi, Mazzini e Cavour, insomma al quinto posto c'è Don Minzoni, quindi era un personaggio famoso ma sconosciuto, questo era il paradosso. E allora ho pensato che sarebbe stato giusto e soprattutto necessario raccontare questa storia, perché è un parroco che parlava soprattutto alle nuove generazioni. Cioè era una persona, un prete, che tornato dalla Grande Guerra aveva capito perfettamente che la guerra non era finita e una nuova guerra era alle porte, e quindi bisognava cercare di alfabetizzare il più possibile i giovani, che spesso erano rimasti senza i loro genitori, i loro padri, che erano morti in trincea, attraverso la bellezza, attraverso la cultura, attraverso il teatro, attraverso il cinema.
E quindi penso che una figura del genere doveva essere ricordata. Quindi ho pensato questo film, ho cercato i finanziamenti, sono il produttore assieme a Valeria Luzzi di questo film e io interpreto Don Minzoni, perché Don Minzoni fu ucciso a 38 anni. Noi pensiamo sempre, boh, un parroco di 60 anni. No, no, era, oggi diremo che è stato ucciso quasi un ragazzo. Certo. 38 anni è morto certamente un giovane. Quindi io interpreto Don Minzoni. Senti, è una storia molto importante quella, non a mio avviso adeguatamente conosciuta, sebbene come ricordavi è al quinto posto tra le vie che sono state a lui dedicate in Italia. Ed era un personaggio poi particolare perché, come dire, da una parte nemico dei socialisti, dall'altra parte nemico dei fascisti, insomma un po' stritolato. E però con una grande, grande voglia, come dire, di dare quella testimonianza di cristianesimo sociale, cioè fare qualcosa per qualcuno realmente. Infatti tu sicuramente, insomma, hai studiato tanto. Ci racconti qualcosa di particolare proprio di questa figura che forse tu sei riuscito a interpretare grazie anche allo studio. E quindi ci sono due domande che ti faccio. La prima, dividiamole. La prima è la figura storica di Don Minzoni e poi la seconda domanda è la tua interpretazione di Don Minzoni e quanto lo studio, la conoscenza ti ha permesso di interpretarlo in maniera come si direbbe filologica, cioè vicino davvero alla realtà. Don Giovanni Minzoni è stato forse il primo grande martire della Chiesa del Novecento. Figlio di borghesi, lui era romagnolo, era di Ravenna, figlio di questa famiglia che aveva un albergo, si chiamava Il Cappello, c'è ancora questo edificio. Però lui sceglie un'altra via, sceglie appunto la via ecclesiastica, e studia, se non erro, a Bergamo, ma soprattutto lui diventa cappellano militare. Cioè, a livello storico Don Minzoni lo ricordiamo perché ci ha lasciato i diari di Don Giovanni Minzoni. Sono tutti, più che le lettere, sono appunto gli appunti che lui giorno dopo giorno, per quasi 4 anni di trincea, prende. Quindi ci spiega tutti gli spostamenti che lui attraverso le sue truppe, attraverso una parte dell'esercito italiano, fa durante la Grande Guerra. La parte meno conosciuta è quando lui ritorna dalla Grande Guerra. Lui non solo fu un cappellano militare, lui tornò con 11 medaglie al valor militare. Una gli fu data da generale Armando Diaz, pranzò anche con Gabriele D'Annunzio. Lui fu un vanto della Chiesa e un vanto anche a livello nazionale da parte appunto degli italiani e del popolo italiano. Quando ritorna ad Argenta, questo paese dove lui in realtà era già prima della Grande Guerra, lui era parroco di Argenta, già Nasce dal lì, sì, 12, dal la prima 13, esperienza eccetera. sacerdotale è proprio lì, effettivamente. Esatto, lui era romagnolo, ma in fondo si sentiva di Argenta, nelle ultime lettere parla di questi suoi figli, di questi suoi parrocchiari, di questi giovani argentani come i suoi figli spirituali più intimi. Lui torna ad Argenta, fine 18, inizi 19, e trova un paese molto cambiato. I bombardamenti non ci sono stati, perché non fu una guerra civile come la Seconda Guerra Mondiale, fu una guerra di trincea, quindi la guerra nei paesi non è mai arrivata, ma molti non sono tornati, molti padri non sono tornati. C'è stato un trauma psicologico che doveva in qualche modo essere rammendato. E quindi tra il 19 e il 23, che sono i 4 anni di cui parla il nostro film, ma sono in fondo anche quelli meno conosciuti, per cui non scrive più come quando era in trincea, scrive molto meno se non qualche lettera. Sappiamo però che tra il 19 e il 21, come tu hai detto molto bene, ci sono i socialisti in paese, questi qua non sono quelli del 13 o del 14, c'è stata una guerra di mezzo. E quindi le richieste anche a livello nazionale sono diventate differenti e quindi c'è un anticlericalismo pauroso. E Don Minzoni è visto come un nemico, un giovane socialista andrà in teatro e gli punterà perfino una pistola davanti alla testa. Però Don Minzoni è colto, è romagnolo, ci sa fare, parla all'animo delle persone, quindi va anche all'osteria, gioca a carte, forse si fuma anche il sigaro e soprattutto non apre dei centri cattolici, apre prima di tutto dei centri educativi. Lui capisce che l'educazione, che poi sarà ovviamente educazione cattolica, è fondamentale per alfabetizzare le nuove generazioni. Nel 2021, Diciamo socialisti. questo prendendo esempio proprio dagli stessi socialisti che all'epoca aprivano le famose case del popolo per aiutare ad alfabetizzare i figli dei contadini. Quindi lui, come dire, inizia a fare quasi
una grande concorrenza, ma prendendo quello che di buono aveva visto fare dai socialisti. Infatti c'è una lettera in cui dice: ma guarda quanti ragazzi vanno in queste leghe Sì. socialiste, in chiesa non viene nessuno. Quindi anche Sì. una sana invidia nei confronti di queste Certo. cellule socialiste di Argenta. Poi capiscono in realtà che insomma, questo parroco in fondo è di un altro spessore, che l'educazione dei figli è comunque fondamentale, ma poi arriva il primo fascismo. Il primo fascismo, ricordo, sempre in provincia di Ferrara, è quello di Italo Balbo. C'è una delle province più violente in cui le squadracce balbiane sono state tra le più violente in Italia. E quindi tra il 21 e il 23 Don Minzoni dovrà in qualche modo lottare, tra virgolette, con i fascisti che non gli danno tregua. Sono minacce su minacce ogni mese. E Don Minzoni riesce sempre a rispondere attraverso la sua caratura morale, sempre con rispetto, ma in maniera sempre diretta e netta. Ricordiamo sempre che i fascisti ammiravano Don Minzoni, era un eroe della Grande Guerra. Però è anche vero che tutti i giovani che il fascismo voleva in qualche modo attirare, attraverso appunto anche i balilli e i centri educativi del fascismo, ad Argenta non riescono. Cioè in tutta la provincia si riesce, ad Argenta no. Qualche mese prima viene ucciso anche un assessore socialista, Natale Gaiba. Ecco che i socialisti si avvicinano ancora di più a Don Minzoni come l'ultimo baluardo morale e spirituale della comunità. I fascisti proveranno in tutti i modi di avvicinare Don Minzoni al fascismo, chiederanno anche di entrare nella milizia fascista, lui ovviamente non accetterà, e poi forse una delle ultime gocce che hanno fatto traboccare il vaso, certamente che lui si è iscritto al Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, e Esatto. allora questo prete forse fa politica, hanno pensato i fascisti, e poi, come ultima goccia, lui apre i Boy Scout ad Argenta. Un mese dopo lui viene ucciso. Lo dico sempre per verità dei fatti, è vero che i fascisti non andarono per ucciderlo, è vero che erano circa le 9:30 di sera, siamo il 23 agosto, e Don Minzoni viene colpito alla testa in uno dei pochi punti in cui c'era l'illuminazione in città, eravamo vicino alla piazza, il teatro era pieno di gente perché c'era un film serale, i fascisti avevano molto rispetto per Don Minzoni, e poi i due sicari, erano due non professionisti, diremmo, erano due ignorantelli di qualche paese vicino, gli diedero una sola bastonata. Doveva essere in qualche modo Una lezione, la classica una lezione, lezione per fargli capire esatto. che non doveva più, doveva acquietarsi. Non si sa, la bastonata fu talmente forte, gli colpì un punto fragile, non si sa. Questo parroco grosso, forte, che era stato cappellano militare durante la Grande Guerra, casca a terra. E lo portano in sagrestia gli argentani che subito accorrono, per 2 ore e mezzo rimarrà in agonia, bisbiglia parole, non si capisce bene cosa dica, e poi verso mezzanotte spira per sempre. C'è una bella storia che quando lui si avvicina alla sagrestia morente, appoggia la mano insanguinata con la quale si era toccato la nuca nel muro della sagrestia. Questa impronta, questo sangue crostato, è rimasto fino al 44, cioè nessun fascista dopo ha pensato di scrostare quel sangue insanguinato su quel muro. Un po' per il rispetto che avevano, un po' forse perché hanno capito che avevano assolutamente sbagliato. E poi perché nel 44? Perché poi Argenta viene bombardata nel 1944. L'Argenta minzoniana è scomparsa nel 44-45, bombardata per il 97% e ricostruita in un modo che poco ricorda l'Argenta di quegli anni lì. E quindi Don Minzoni va ricordato anche perché, poi concludo con la risposta, perché se fosse stato solo il parroco ucciso dai fascisti del 23, forse mi sarebbe interessato poco. Ma c'è in questa morte un germe straordinario di universalità. Don Minzoni è stato il primo grande no del Novecento. Un uomo che disse di no ad un sistema consapevole che sarebbe stato ucciso. Oltre la bufera, si chiama il film. Perché? Perché qualche giorno prima lui dirà in pubblico: attendo la bufera. Attendo la Lui aveva bufera. sentito che stava succedendo qualcosa. L'anno dopo arriva la bufera anche per Matteotti, qualche anno dopo anche per Sacco e Vanzetti, anarchici in America, Per ma arriva Gobetti, per Gramsci, per tutti, insomma, sì, per arriverà. tutti, ma anche nel dopoguerra, Peppino Impastato, per la mafia, Falcone e Borsellino, Don Puglisi, i sistemi sono diversi, le epoche sono diverse, ma uomini di una caratura morale superiore che hanno detto di no, consapevoli che sarebbero stati uccisi. Don Minzoni è il primo. E allora, studiandolo e capendo questo,
mi sono detto bisogna fare il film assolutamente, riappropriarci del nostro passato. Questo no, è un cinema che parte dalla memoria. Hai anticipato l'ultima domanda che ti volevo fare, proprio sulla figura, e quindi è su questo grande contributo alla fermezza morale, cioè ad un'idea di fermezza morale che in questo momento, insomma, la politica non coltiva tanto. E lui effettivamente è l'uomo del no, è l'uomo della negazione, dell'assenza e dal distacco, dalla lontananza da un compromesso, perché evidentemente in gioco ci sono grandi valori. Ma la domanda che ti avevo fatto e sulla quale vorrei che tu rispondessi è questa: fare l'attore, no? È una domanda all'attore Stefano Muroni. Quanto aiuta e ti ha aiutato la conoscenza, lo studio per interpretare Don Minzoni? È stato tutto. Io ho studiato 2 anni i diari di Don Giovanni Minzoni, parola per parola. Ho capito quale parola usasse di meno, quale parola usava di più. Ho studiato le lettere che lui scriveva, anche le ultime lettere che lui, l'ultima la scrive anche Italo Balbo, ho studiato tutto quello che era possibile. Sono stato al museo di Argento, un piccolo museo molto carino, andate a vederlo, dove c'è il fazzoletto di quella notte con cui lui si asciuga il sangue, c'è ancora l'alone del sangue in questo fazzoletto. In questo museo c'è anche l'elmetto militare, ho studiato le foto per capire anche come poteva essere il suo movimento, la postura della sua colonna vertebrale. Ho cercato anche di studiare il paese, che non esisteva, non esiste più quel paese, ma ho studiato le cartoline, quindi ho cercato anche di immaginare quale via lui facesse per andare in chiesa, per andare al mercato. Poi gioco anche a favore, nel senso che io sono in fondo di quelle parti del Basso Ferrarese, quindi io conosco quell'aria, conosco quegli argini, conosco quei fiumi, conosco quella pianura. E quindi sono stati 2 anni di studio affascinante e profondissimo. Poi ho una grande passione per la storia del Novecento. Io quando ho 10-11 anni studio la storia del Novecento. Io a 20 anni ho scritto anche un libro su una città di fondazione ferrarese fondata durante il fascismo, quindi Balbo conoscevo benissimo chi fosse. Quindi sapevo molto bene del contesto storico e poi ho conosciuto ancora meglio il personaggio su Don Giovanni Minzoni. E la cosa bella è che io ho visto e vissuto il trauma che hanno vissuto gli argentani nel 23 dai nuovi argentani che hanno 40 anni e che evidentemente non c'erano in quegli anni, forse c'era il loro bisnonno, ma i loro quarantenni mi hanno detto: ho saputo che stai facendo un film su Don Minzoni, ma sai che qui ad Argento siamo ancora sconvolti dall'uccisione di Don Minzoni. Quindi questi traumi transgenerazionali, purtroppo o per fortuna in qualche modo, restano. E io in quegli occhi di quei quarantenni io ho capito ancora di più quanto quel personaggio potesse dare a livello narrativo e a livello cinematografico. Poi un dato tecnico: Don Minzoni era grosso, il regista non ha voluto che io ingrassassi, perché ha detto: no, voglio comunque un parroco che ti dà l'idea dell'agilità, della dovizia. Quindi se solo quello, io ero disposto anche a ingrassare, ma il regista ha detto che faceva lo stesso. Ma per il resto, dalla tonaca agli occhiali alla capigliatura, sì, ho visto, c'è proprio una grande attenzione filologica, come si dice. Stefano, noi a questo punto, è chiaro, dobbiamo far vedere il film, che spero abbiamo presentato nel migliore modo possibile, proprio perché tu sei non solo l'interprete, ma sei, come abbiamo detto, lo studioso, l'ideatore, l'idea del film nasce da te. Ma sicuramente ti aspettiamo a Monopoli, perché quando tutto questo finirà, la tua ricchezza e soprattutto, insomma, anche qualcosa che farai sicuramente dopo. Anzi, l'ultima domanda è: che cosa stai preparando e su che cosa ti stai cimentando? Tante cose. Ma io vorrei rimanere sempre su quegli anni, perché Don Minzoni torna dalla guerra abbastanza centrato, ma 40.000 italiani durante il 15-18 tornano nelle retrovie perché gli dicono che sono degli scemi di guerra. A Ferrara un medico, Gaetano Boschi, per la prima volta dice: ma questi non sono scemi di guerra, questi sono giovani traumatizzati. Il primo che inizia a parlare dei traumi post bellici. E quindi io vorrei parlare dei disturbi post traumatici da stress, di questi giovani ventenni che tornavano durante la guerra nelle retrovie e non erano scemi, è solo che nessuno più li ascoltava, il loro cervello aveva deciso di andare in un altrove, inarrivabile, ma loro in qualche modo c'erano. Mi piacerebbe raccontare questa storia di questo reparto di 10-12 giovani che hanno perso un po' il loro baricentro dell'anima a causa di un dramma assoluto che è stata la Grande Guerra.
Stefano, va bene, il Sud Estival e Monopoli, quindi ti attendono, speriamo anche per la prossima edizione, favorendo anche un Grazie. incontro fra te e i giovani, perché quello che hai raccontato come attore circa lo studio, l'importanza della conoscenza è una lezione molto importante, perché tutti pensano che fare l'attore significa soltanto essere carino, essere fotogenico, non è questo, insomma. E quindi tu, da quello che hai raccontato questa sera, l'hai dimostrato, l'hai già testimoniato, ma sarà bello farlo in presenza. Per cui Grazie. ti ringraziamo, vale già come invito ufficiale al Ma io Sud vengo con tutto il cuore, io Estival. amo i Te pugliesi, sono. e Valeria, che è la produttrice naturalmente del film, vi aspettiamo, sappiamo anche che siete una coppia, quindi Sì. Io poi porto anche i saluti di Marco Cassini, che è il regista e sceneggiatore certo, del film, quindi insomma, ecco, guardate come ha girato Marco Cassini. perfetto. E a questo punto allora noi andiamo con la sigla della premiazione, delle premiazioni, perché venerdì prossimo noi celebreremo le premiazioni del Sud Estival. Ringraziamo Stefano Muroni e naturalmente a tutti coloro che sono collegati il nostro buona visione. A presto. Un regista capisce il film che ha fatto soltanto quando lo vede con gli altri. Il cinema deve superare la morte, deve andare oltre la morte. Per me l'arte non deve dare risposte, deve far nascere delle domande. Quali sono i film belli? Sono quelli che non finiscono e te li porti dietro e poi ci pensi.